una delle sale del museo della raccolta privata di Dino Gianni, uno dei collezionisti più importanti in Europa. E diciamo che questa prima sala che vediamo contiene tutto quanto ha attinenza alla fisica e all'elettrologia in generale. Nelle altre sale poi vedremo quanto riguarda più espressamente la radio e le telecomunicazioni. Sono raccolti qui tutti gli strumenti che fanno proprio parte della parte, direi, della parte archeologica, se così lo possiamo chiamare, dell'elettricità. Vedremo poi via via il succedersi dei vari strumenti che, partendo dalla pila di volta, o per meglio dire ancora prima dalle macchine elettrostatiche, poi la pila di volta, le successive scoperte dell'elettromagnetismo e dell'elettrochimica, per arrivare al telegrafo, al telefono, alla radio. E questa raccolta è nata già da oltre 20 anni, appunto per la passione del collezionista Dino Gianni. Siamo sul finire del 1999, l'anno in cui sono iniziate le manifestazioni per il bicentenario della pila. Ed è appunto in questa occasione che siamo venuti a riprendere questa magnifica raccolta. Sopra di me si vede la statua del Grandi, scultore famoso dell'Ottocento milanese, che raffigura Alessandro Volta. E di fianco un modello della pila a colonna di Alessandro Volta, quella appunto presentata a Napoleone nel 1800 esatto, ossia 200 anni fa circa. Dopo aver visto Alessandro Volta passeremo in rassegna, andando a ritroso, tutti quegli strumenti di elettrostatica che hanno preceduto appunto l'invenzione della pila, che va considerata come il primo generatore di elettricità dinamica. Elettricità dinamica che ha permesso tutte le applicazioni che poi vedremo. La statica nasce col famoso fenomeno dell'attrazione dell'ambra, resina naturale che si trova soprattutto dalle parti della Russia orientale, come appunto come un materiale prodotto dalle resine di alberi, di conifere, eccetera, eccetera, che si è fossilizzato. Lo sfragamento dell'ambra sopra una lana, sopra un panno, sopra un pelo, determina l'elettralizzazione della stessa, con l'attrazione di piccoli corpi che vengono ad ingresso per effetto elettrostatico. È da questo principio che nascono le macchine elettrostatiche, date alla fine del 1600. Questa è la macchina strofinio di Bosch, è una delle prime che appunto generano alte tensioni per lo sfragamento di alcune spazzole contro i dischi di vetro. Quest'altra è una macchina puressa elettrostatica del tipo induzione, ha i due condensatori che si caricano e quando la tensione raggiunge un certo livello avviene la scarica tra le sfere dello spinterometro. È la macchina di Holtz. Appunto è provvista di due bottiglie di Leyla applicate, come si vede qui, alle spazzole che sono contro il disco di vetro. Quando la tensione della carica di queste bottiglie raggiunge un certo livello di qualche migliaio di volt, che può salire anche a notevoli valori, avviene la scarica tra gli elettrodi che sono applicati a questi due bracci esterni. È pure uno dei primi tipi di macchine elettrostatiche con disco di vetro. Anche qui la rotazione e lo sfregamento del disco di vetro contro questi cuscinetti di cuoio genera appunto la carica elettrica che poi si dimostrerà applicando un elettroscopio o altro strumento indicatore.
diciamo più recenti per modo di dire, perché già esisteva alla fine dell'Ottocento, di macchina elettrostatica a induzione. È appunto quella di Winsmus, costituita da un disco isolante su cui sono applicate delle strisce di stagnola. I due grossi condensatori laterali a cui sono applicati i due bracci dello spinterometro determinano la scarica quando la tensione tra le sfere stesse raggiunge un certo livello. Ecco, la vuoi prendere in mano? Possiamo tenergli in mano, se vuoi. Poi, parlando delle macchine elettrostatiche, la bottiglia di Leyda, che è nient'altro che un condensatore. In essa le cariche si raccolgono sul, diciamo, vetro isolante della bottiglia, bottiglia nella quale all'interno è posto un elettrodo e all'esterno un altro elettrodo, proprio come un condensatore. È stata inventata, scoperta da Mossel Broek, che è un fisico olandese, a metà del 1700. Per verificare la presenza di cariche elettrostatiche, il sistema più semplice è stato quello del pendolino di Sambuco, ossia una piccola pallina del midollo di Sambuco appesa a un filo di seta. Ma per poter invece avere delle indicazioni più precise è stato scoperto l'elettroscopio. L'elettroscopio è costituito da due lamelle di manierino d'oro di altro metallo molto sottili, le quali si divaricano in presenza di una carica elettrica, per il noto fenomeno che cariche dell'ugual senso si respingono, mentre cariche di senso opposto si attraggono. Pons, macchinista nel Regio Collegio Carlo Alberto nel 1861. Bisogna ricordare che Alessandro Volta è colui quale ha realizzato per primo l'elettroforo. L'elettroforo è nient'altro che un disco metallico che viene appoggiare normalmente sopra un disco di materiale isolante, basterebbe anche un disco da grammofono per dire, e fregando questo disco isolante con una pelle di gatto della lana, l'elettrizzazione viene poi palesata avvicinando il disco metallico e poi mettendo questo disco metallico a contatto con l'elettrodo di un elettroscopio. Quindi si può dire che tutte le macchine elettrostatiche ad induzione di cui abbiamo accennato dipendono da questa scoperta di Volta fatta 25 anni prima che inventasse la pila. L'elettrostatica ha fruito poi di molti altri dispositivi ed apparecchi per dimostrare il comportamento delle cariche elettriche. Ad esempio quella che vediamo lì in alto è una gabbia di Faraday. In effetti, circondando un corpo carico con una rete metallica, questa ne lo scherma, come si suol dire. Infatti, come poi vedremo nella radio, lo schermaggio dei circuiti elettrici viene fatto mettendo attorno a questi circuiti delle piastre metalliche o delle reti metalliche. Dopo la scoperta della pila presentata nel 1800 a Napoleone, moltissimi altri scienziati fisici si diedero a realizzare altri modelli di pila. Tra le pile più classiche citiamo quella di Bunsen, che è questa, costituita da un elettrodo di carbone distorta all'interno della parte centrale e da un elettrodo di zinco posto qui esternamente, mettendo poi nella base di vetro un liquido acidulato
cosa veniva? Veniva appunto il fenomeno della produzione di elettricità per la presenza appunto dei due elettrodi, uno di carbone e uno di zinco. Questa pila appunto è quella di Bunsen, ma moltissime altre ne sono state realizzate, come ad esempio quella di Grenet. Questa è una pila molto semplice, molto comoda. Ci sono i due elettrodi di zinco laterali. Internamente c'è un elettrodo, no, anzi, ecco, voglio dire, due elettrodi, diciamo, di carbone laterali e un elettrodo di zinco che può essere mandato più su, più giù, tirando una barretta. Questo perché quando era infilato nella bottiglia, la pila si poteva, anziché usare un interruttore, interrompere nel passaggio di corrente, tirando su e giù lo zinco centrale. La pila di Grenet ha avuto una grande serie di applicazioni, soprattutto in apparati elettromedicali, perché bisogna pensare che una delle prime applicazioni pratiche dell'elettricità, i primi dell'Ottocento, è stata quella nel campo della medicina. Su questa mensola vediamo dietro una serie di pile di Grenet al bicromato potassico, era il liquido che si metteva per poter generare corrente per gli elettrodi di zinco e carbone. La scoperta della pila e poi della produzione delle pile di altri modelli, di altro modello, i fenomeni più diciamo, fondamentali che sono stati subito scoperti sono quelli dell'elettrolisi, l'elettrolisi dell'acqua, l'acqua appunto messa in un vaso e mettendo nel vaso due elettrodi applicati a una batteria di pile generavano l'idrogeno e l'ossigeno che sono i due fondamentali elementi che costituiscono l'acqua. Poi da questi fenomeni nacque la galvanoplastica, la galvanostegina, che ebbe subito una pratica industriale. Attorno al 1820 Ørsted, un fisico danese, scoprì invece i fenomeni magnetici generati dall'elettricità. Realizzò infatti un'esperienza dimostrativa, un conduttore percorso da corrente posto sopra un ago magnetico di una bussola faceva deviare quest'ago quando la corrente percorreva il filo. Questo fenomeno poi, come vedremo, venne ripreso l'anno dopo da Ampère, un fisico francese. Ampère, fisico francese appunto, realizzò una serie di apparecchiature per dimostrare gli effetti magnetici della corrente elettrica, ossia l'elettricità nei confronti del magnetismo e del magnetismo in confronto dell'elettricità. Dagli studi di Ørsted prima, di Ampère dopo, nacque, diciamo, quello che è stato una delle più importanti scoperte dell'elettricità dei primi anni, ossia l'elettrocalamita. L'avvolgimento elettrico ha un filo avvolto, questo è libero internamente, ma se noi introduciamo un nucleo di ferro, questo si magnetizza ed è con l'elettrocalamita scoperta da Arago, altro fisico francese, e che nasce poi tutta una serie di scoperte e di invenzioni di cui parleremo. Successivamente ad Ampère, un fisico inglese, Faraday, studiò diremo tutta la parte teorica e pratica della cosiddetta induzione elettromagnetica, ossia il passaggio di una corrente in un conduttore genera un campo magnetico. Un campo magnetico induce in un conduttore una corrente indotta. È stata molto importante questa invenzione perché è alla base, poi come vedremo, di tutte le macchine elettriche. Una delle prime macchine elettriche, che così possiamo chiamare, è il rocchetto ideato da Runkhorff, che è un fisico tedesco. Il rocchetto di Runkhorff è costituito da un primo circuito di spire di rame molto grosse avvolte su un nucleo di ferro. Fuori, sopra questo primo rocchetto, è avvolto un secondo rocchetto di migliaia e migliaia di filo di rame sottilissimo.
sono migliaia di spire, ai cavi delle quali, quando applico e quando distacco la corrente dal primario, nasce una scarica elettrica agli elettrodi esterni. Questa serie che vediamo è una serie di vari tipi di rocchetti di Runcorf, dal più piccolo a uno molto grande, molto prossimo a quelli che poi, molto simile a quelli che usò Marconi poi nelle sue prime esperienze. Come abbiamo accennato, il primario del rocchetto di Runcorf deve essere percorso da correnti intermittenti, ossia chiusure e aperture di corrente molto frequenti, perché ci vuole una generazione di campo magnetico variabile perché possa nascere al secondario del rocchetto di Runcorf la tensione indotta che si desidera. Per ottenere questa interruzione vennero usati vari sistemi. Il più antico è questo diciamo vibratore, che è costituito da un elettromagnete, da due vaschette contenenti mercurio, il metallo liquido, insomma. Che succede? Mandando corrente nei rocchetti che costituiscono un'elettrocalamita, questa elettrocalamita attrae e disattiva poi il contatto di mercurio, ossia nient'altro che un interruttore vibrante applicato appunto al primario genera questi impulsi di corrente che al secondario del rocchetto di induzione creano l'alta tensione desiderata. Questo è un rocchetto di Runcorf di grosse dimensioni che genera tensioni di decine di migliaia di volt tra i suoi elettrodi applicate al secondario. Come si vede, il rocchetto è costituito da questa parte esterna che è l'avvolgimento secondario, al cui interno si trova un altro avvolgimento detto primario, che è quello al quale viene applicata la corrente interrotta prodotta da una pila. Per interrompere la corrente, in questo caso, non usiamo più il sistema che abbiamo visto prima del vibratore con il mercurio, le vaschette di mercurio, ma qui c'è nient'altro che un dispositivo che somiglia molto a quello di un campanello elettrico, vale a dire un contatto che apre e si chiude automaticamente attratto e disattivato quando la corrente circola nel primario. È come fosse un campanello elettrico, un vibratore. Quarto? Questo è un altro modello di rocchetto di Runcorf, un tipo appunto per dimostrazioni dei fenomeni dell'alta tensione. E al secondario sono applicati quei due conduttori che portano la corrente ai due elettrodi dello spinterometro, costituiscono da un disco e da una punta. Ma quando la tensione raggiunge un certo livello si ha la scarica elettrica. Ovviamente ogni centimetro equivale a 4.000 volt. Basta. L'elettrica nel vuoto e nei gas determina stranissimi effetti luminosi. I primi tubi di questo tipo sono dovuti a Geissler, che è un fisico tedesco. In questi tubi c'è un vuoto, un gas, che può essere il neon, che può essere xenon, altri gas rari, che assumono diversa colorazione appunto quando avviene la scarica. Poi da qui dipendono le segni al neon, che noi vediamo ancora ogni giorno utilizzate. Sempre di questo stesso inventore sono altri tubi nei quali avvengono fenomeni stranissimi, quali quello nel mulinello elettrico. Il mulinello elettrico è costituito da una pala, da un sistema di piccole palette che, colpite dai raggi della scarica, vengono sospinti e questo mulinello si muove lungo due rotaie. Applicandolo appunto, come vedremo, al rocchetto di Runcorf, questo mulinello, la
generalissimo che lo fanno anche ancora. Questo è un altro dei tubi Geissler, caratterizzato da una luce azzurra che ci fa pensare che ci sia un assedio all'interno del tubo. Questo è un tubo viceversa a scarica frazionata, costituito da una spirale di stagnola all'interno del tubo, interrotta in tanti punti, quindi la scarica si suddivide ogni interruzione, per cui c'è un effetto ottico molto curioso. Un altro fenomeno molto curioso dei tubi a vuoto è quello dell'emissione dei raggi catodici. Da questa scoperta iniziale dovuta a Crookes con questo tubo detto della ombra elettrica, nascerà alla fine del secolo scorso, 1896, il tubo a raggi catodici di Brown. Applicando una tensione agli elettrodi di questo tubo, quando la croce metallica è in posizione verticale, si vede l'ombra sul fondale del tubo, la parte più larga di davanti. Girano un po' di qua. Dando una mossa così. La luce, accendi e poi spenta. Quando parto io spegno la luce. Ok, sei pronto? Poi riprendi stavolta. Pronto? Nel 1895, l'anno stesso in cui è nata la radio, un medico, un fisiologo tedesco, Röntgen, scoperse una pratica applicazione dei raggi X, del tubo a raggi X, che deriva dai tubi di Geissler che abbiamo visto e dagli altri tubi che emettevano raggi catodici. In questo particolare tipo di tubo, diremmo l'elettrodo, questo tagliato, diciamo, inclinato, questo elettrodo qui, rimane, genera, diremmo, la scarica contro quest'altro elettrodo qui in fondo a forma di scodellino, e da cui parte di questo violento impatto di questi raggi contro questo elettrodo, il fascio di raggi X. I raggi X sono pericolosissimi, quindi non è che possiamo farli dimostrare con questo tubo in funzione. Evidentemente i raggi X non si vedono, ma si possono, diremo, ottenere degli effetti che palesano la loro presenza mediante un vetro ricoperto di platino cianuro di bario, oppure mediante una lastra fotografica, una pellicola fotografica, la quale colpita diventa come una fotografia di ciò che c'è interposto tra il punto, tra il fascio generato e la lastra stessa. E da qui appunto nasce tutta la tecnologia delle radiografie e di tutte le loro applicazioni. Oltretutto questi tubi generano questi raggi che possono anche essere, oltre che pericolosi, anche curativi, fino a un certo punto, dosandone.
su questo piano si può vedere così una carrellata di strumenti scientifici, i più disparati, più diversi, tutti relativi al campo dell'elettrologia antica. Quello che vediamo muoversi è nient'altro che un esperimento costituito da un generatore di fotoni, ossia da una lampada elettrica a filamento di carbone, che emette questo fascio di luce, che colpisce quelle che ascrive, diciamo, le facce di questo mulinello, costituito dalla striglia di mica, da una parte lucide, dall'altra annerite. La luce fa pressione, i fotoni fanno pressione su queste facce del mulinello, che perciò è posto in rotazione. Se noi spegniamo la lampada, il mulinello si ferma. Le prime applicazioni elettriche determinarono subito la necessità di creare uno strumento che potesse misurare, indicare il passaggio della corrente e il suo eventuale valore stabilito. E dunque, diciamo, il primo strumento elettrico che sia stato realizzato è stato realizzato da Leopoldo Nobili, galvanometro. È il galvanometro. Il galvanometro è nient'altro che un ago magnetico che può muoversi nel campo di una bobina di filo avvolto. Questo che vediamo non è come quello di Nobili, perché in quello l'ago era sospeso a un sottile filo di seta, mentre questo è un galvanometro già di tipo più industriale che veniva applicato sui telegrafi. Qui c'è l'ago magnetico, dietro al quadrante c'è una grossa bobina di conduttore in cui passa la corrente. L'intensità della corrente determina lo spostamento dell'indice, che tanto maggiore la corrente, più grande lo spostamento. Un altro strumento derivato da questo è il galvanometro cosiddetto delle tangenti. Questo strumento ha questa prerogativa, che per poterlo utilizzare, siccome è costituito da un ago magnetico, va disposto secondo il meridiano magnetico, che questa posizione, meridiano magnetico, l'indice viene a trovarsi su zero. Quando è su zero, allora si può applicare la corrente e vedere l'angolo di deviazione dell'ago stesso. L'avvolgimento qui in questo caso è avvolto su questo supporto. Da questi strumenti poi nasce tutta una famiglia di apparecchi per misurare correnti, tensioni. Un galvanometro molto importante è quello di Depretz-Darsonval, costituito da una calamita fortissima, campo magnetico fortissimo, nella cui interruzione può muoversi un piccolo telaietto costituito da un filo avvolto su un rocchettino molto leggero. Il filo di sospensione porta uno specchietto. Allora, il movimento del telaietto nel campo magnetico, qui della calamita, determina a un raggio luminoso che colpisce lo specchietto la sua deviazione. Questo strumento, molto sensibile, venne anche utilizzato come primo ricevitore dei segnali elettrici sui cavi sottomarini, di cui parleremo più avanti. Un altro tipo di galvanometro è questo della Chauvel et Arnoux, ditta francese molto importante per gli strumenti di fisica. Il principio analogo a quello che abbiamo visto dal galvanometro di Depretz-Darsonval. Questo poi è completato da una scala con delle indicazioni numeriche. Dalla scala parte sotto, da una lampadina, un piccolo fascio di luce, il quale, riflesso dallo specchietto del telaietto mobile, va a battere sulla scala superiore. La sua deviazione perciò è indicata dallo spostamento di un punto luminoso sulla scala. Tanto maggiore la distanza, tanto più è grande il cosiddetto, diciamo, braccio di leva del raggio luminoso, e tanto più rimane sensibile lo strumento.
Dai galvanometri che abbiamo visto prima nascono poi tutti gli strumenti di misura possibili e immaginabili. Questo è uno dei primi strumenti di misura realizzato in maniera che è un indice che si posta su una scala che dà l'indicazione del passaggio della corrente. Questo strumento è un cosiddetto strumento a bobina mobile. La bobinina, che era prima quella sospesa al filo del galvanometro, è qui invece imperniata e porta l'indice stesso e si sposta sulla scala indicatrice. Questi strumenti sono realizzati per poter misurare correnti oppure tensioni. Abbiamo così nel primo caso gli amperometri e per le tensioni abbiamo i voltmetri. Ecco, questo è uno strumento già industriale. Chauvin e Darnoux sono tra i primi costruttori francesi di questi tipi di strumento. Poi Hartmann e Braun in Germania. In Italia sarà più tardi invece il nostro Olivetti. L'Olivetti delle macchine per scrivere iniziò la sua carriera industriale, la sua produzione con strumenti elettrici di misura ad Ivrea nel 1897. Ecco, vedete, gli strumenti fatti di questo tipo possono essere montati su pannelli per scopi appunto di creare pannelli di misura delle centrali elettriche per altri scopi, insomma. Abbiamo parlato poc'anzi del rocchetto di induzione come una delle cosiddette macchine elettriche. È stata la prima macchina generatrice di alta tensione, il rocchetto di Ronchoff. Subito dopo l'invenzione di Ronchoff, è vero, abbiamo invece un altro tipo di generatore di corrente che è derivato dalle macchine magnetoelettriche. Il primo a realizzarne un modello è stato il francese Pixy nel 1831-32. Davanti a una calamita si muovono due rocchettini di filo conduttore, i quali vanno ai due elettrodi, e tra gli elettrodi si può trovare una differenza di potenziale quando si gira questa maniglina che fa ruotare i due rocchettini davanti ai poli della calamita. Questo tipo di macchinetta veniva utilizzato a quell'epoca per i primi per le prime cure elettromedicali, quella che oggi si chiama la diadinamica, in poche parole. La corrente elettrica generata veniva applicata con degli elettrodi sulle parti del paziente che aveva del disturbo da curare. Ecco, questa è una macchina magnetoelettrica, la prima, derivata appunto da quella di Pixy. Quest'altra è un'altra macchina magnetoelettrica, è quella di Siemens. E qui ha una grossa calamita e tra le espansioni gira un avvolgimento ai capi del quale, quando si ruota la maniglia, si genera una tensione. Questa è una macchina moderna, diciamo, in altre parole, era diremmo contenuta nei telefoni cosiddetti a batteria locale con chiamata generatore. Generando la maniglia si generava una corrente per poter far suonare la suoneria del corrispondente. Ecco. Dopo questa macchina, diverse furono altre macchine realizzate da altri fisici, da altri tecnici, finché nel 1864 il nostro Pacinotti, fisico di Pisa, realizzò una vera macchina generatrice di corrente chiamata dinamo, ottenuto questa corrente facendo ruotare il suo famoso anello elettromagnetico in un campo elettromagnetico permanente. La dinamo di Pacinotti sta alla base di tutte le vere macchine elettriche che vengono dopo. La macchina di Pacinotti però era sperimentale, venne resa pratica dal francese Gramm nel 1870 e da essa nasce poi tutta l'industria elettromeccanica. Va detto che la macchina elettromagnetica di Pacinotti era reversibile, oltre che generare corrente, poteva, applicando le corrente, generare un moto meccanico, quindi un motore elettrico. Di motori elettrici ce ne sono infiniti modelli, ma qui adesso deborderemmo dagli scopi di questa raccolta, che è tutta dedicata
all'elettrofisica e alle prime applicazioni. Andremo perciò in una mostra di macchine industriali. Ho accennato che la macchina elettromagnetica di Pixy, vista poc'anzi, serviva soprattutto per delle cure mediche, elettromediche. Però è il rocchetto di Runkov che poi prevale in tutte queste cassettine per uso medicale. Questo è un bellissimo appunto strumento che generava corrente detta faradica che veniva applicata al paziente. Nell'interno della cassetta erano contenute le batterie di pile da mandare, da interrompere la corrente del primario di questo piccolo rocchetto di Runkov. Gli elettrodi venivano applicati a questi morsetti e messi sul paziente nelle parti dolenti. Un'altra applicazione elettrica però è la galvanica, vale a dire solo corrente continua. C'erano poi macchine che utilizzavano sia la corrente continua di una batteria di pile e sia la corrente faradica generata dal rocchetto di induzione. Nell'arco di tempo di quasi un secolo si è avuto una grandissima evoluzione in queste macchine, che sono poi finite a far realizzare dal medico Cernetti una macchina ora in disuso per la sua pericolosità, che è questa che noi vediamo. Questa macchina serve per fare l'elettroshock. Al paziente venivano posti due elettrodi sul capo, una forte scarica di corrente che cosa finiva a fare? A far interrompere alcuni collegamenti nervosi a livello cerebrale, per cui si pensava che certe fobie, certe manie e certi guai dovuti al comportamento potessero essere eliminati distruggendo i percorsi errati delle correnti cerebrali. E questa è costituita da una grossa macchina che genera corrente e quella è la cuffia, una cuffia con gli elettrodi che vengono applicati al paziente. Madonna che sberla. Alla fine degli anni 20. Parliamo di telegrafia, che è una delle applicazioni più importanti dell'elettricità. La telegrafia deve molto alla scoperta dell'elettromagnetismo, però ha dei precedenti ancora dell'epoca elettrostatica. Il primo a pensare di usare l'elettricità per trasmettere dei segnali è stato Volta nel 1777. A quell'epoca Volta si occupava di gas delle paludi, ossia del metano, ed aveva anche realizzato il principio del motore a scoppio, vale a dire la pistola voltaica, che è un recipiente che si riempie di gas nel quale si fa poi scoccare l'elettricità, come fosse la candela di un motore a scoppio. Allora, facendo scoppiare all'interno, è vero, di questo recipiente il gas, il tappo che c'è esce. Allora pensò di avere un mezzo di segnalazione, ad esempio tra Como e Milano, attuato con questo sistema. Mandare per esempio una corrente a Milano tramite dei conduttori disposti lungo i 40 km che separano le due città e fa scoppiare la pistola a Milano o viceversa, giusto per avere l'indicazione con lo scoppio di qualche evento. Cosa che era puramente impossibile a realizzarsi perché non si poteva a collegare a 40 km di distanza dura Como con Milano per ottenere questo effetto. Però il principio era quello di usare un segnale elettrico. Più tardi però vediamo che l'elettricità comincia a presentare delle possibilità molto più pratiche per segnalare a distanza. Quando è stato scoperto l'elettromagnetismo, sono state realizzate le macchine elettromagnetiche e allora si è pensato soprattutto a scopo di segnalamento ferroviario tra le varie stazioni di attuare delle suonerie elettriche con un generatore
disposto nella stazione corrispondente. Questo ad esempio è una macchina realizzata da Siemens che non è altro che un grosso generatore di elettricità, una macchina magnetoelettrica. Girando questa manovella si fa girare un blocco, si crea l'elettricità e se si vuole trasmettere verso una stazione o verso l'altra un segnale di avviamento, per esempio del treno su una certa linea, si premono questi pulsanti. Questo fa suonare un campanello che indica, che dice che il convoglio è partito. Fin qui di telegrafia non si può parlare perché erano solo delle segnalazioni. Per essere più pratici, allora dobbiamo pensare invece a un codice per poter trasmettere le lettere dell'alfabeto, le cifre, e avere perciò dei messaggi. I sistemi primitivi ce ne sono parecchi, ma quello che ha avuto il sopravvento è stato il telegrafo Morse. E Morse nel 1837 ideò il principio di questo telegrafo. Questo è un telegrafo però costruito in Italia dal Dell'Acqua, come un telegrafo di tipo Morse, è realizzato con un elettromagnete a due bobine che attrae uno nucleo di ferro. Il nucleo di ferro è impegnato in una leva, la leva ha in fondo un piccolo, una punta che incide un nastro di casta. L'incisione delle brevi correnti, ossia i punti, delle correnti più lunghe, ossia le linee, avveniva incidendo sulla casta appunto delle tracce che poi venivano lette dal telegrafista e riportate a mano sul telegramma. Questo telegrafo funziona mediante appunto il trascinamento della carta tramite un motore mosso da un peso, come fosse quello di un orologio. Ci sono poi i telegrafi successivi, che vanno di modello successivo, e sono provvisti di motore a molla. Si carica la molla trascina la carta, si passa avanti e si va ad altri modelli di telegrafi, per giungere a questo che è il modello francese, il modello Breguet. Qui ci sono le due elettrocalamite, qui c'è la leva che si muove e che invece di incidere inchiostra, perché c'è un tamponcino che inchiostra una rotellina contro la quale viene premuta la carta. La carta, ho detto anche zona, a volte in bobine, era il telegrafo usato soprattutto dalle nostre ferrovie. Questo è un altro modello, sempre francese, di telegrafo Morse, e quello è un altro ancora. Ecco, per passare invece, a quelli che vedremo adesso, per passare poi invece ai telegrafi Morse tipo IP, che erano svizzero, che furono poi quelli adottati come primo questo dall'esercito italiano nella cosiddetta cassettina telegrafica, in uso da che era nato il Regno d'Italia attorno al 1870. È andato avanti fino alla guerra del 40 e si era usato dall'esercito. E poi questo, che era il tipo classico delle poste. Questo. Sono due modelli tipo IP usati dai telegrafi italiani. Ovviamente i telegrafi erano muniti di tasto manipolatore per interrompere la corrente secondo il codice Morse. Questo è un tipo di tasto, questo è un altro tipo di tasto. Le stazioni telegrafiche erano poi muniti di altri componenti tipici. Gli impianti telegrafici Morse nei vari uffici telegrafici erano accompagnati da altri componenti, tipico il cosiddetto commutatore svizzero, mediante il quale
se erano diversi gli apparati telegrafici, diverse le linee che entravano, venivano smistati e intercollegati opportunamente, posizionando queste spine. Oppure un altro aggeggio, diciamo, componente delle stazioni telegrafiche era il relè. Questo sotto la campana di vetro è un relè di VIP. Cosa serviva? Serviva per ricevere una corrente che magari era debole e non poteva far funzionare direttamente il telegrafo. Allora, questo era uno strumento molto sensibile invece che funzionava e permetteva di rinnovare con una pila locale la corrente per far funzionare l'apparato telegrafico. Un altro aggeggio ancora che noi vediamo qui per i telegrafi è la bussola. La bussola è nient'altro che un galvanometro. La bussola questa, la prendo, eccola. Questo qui è nient'altro che un galvanometro che era inserito lungo il circuito che verificava la presenza della corrente in linea. Molti altri esempi di apparati telegrafici, o per meglio dire di stazioni telegrafiche complete, sono questi che vediamo qua. Questo, su una base unica, c'è tutto l'impianto della stazione. La macchina scrivente, c'è il tasto, c'è il relè e i commutatori. Oppure quest'altro. Era già complete di tutte le parti necessarie per instaurare una comunicazione telegrafica. Naturalmente esisteva anche una suoneria, un campanello elettrico che permetteva di richiamare l'attenzione dell'operatore quando iniziava la trasmissione. Qui sotto, su questo piano, vediamo una serie di tasti telegrafici Morse di un'infinità di tipi e di modelli, usati voi per telegrafia elettrica di quella postale, diciamola così, a quelle per radiotelegrafia, e arrivando fino ai tasti vibroplex, quelli lì centrali, per evitare di stancare la mano del telegrafista, perché è evidente che il lavoro stancava molto l'avambraccio di chi trasmetteva, mentre con quelli, con quei tasti qua, il braccio stava posato ed era semplicemente la mano che spostava a destra e a sinistra quella levetta per fare i punti e le linee. Dopo il telegrafo Morse, un altro apparato telegrafico molto importante è il telegrafo rapido Weston. Si è cercato di utilizzare la stessa linea telegrafica in modo più conveniente. La trasmissione a mano col tasto era pur lenta, anche se era rapido il radio, voglio dire il telegrafista. Vennero allora realizzati questi modelli, questo ed altri che ci assomigliano molto, che permettevano di preparare separatamente da più operatori delle strisce o bande di carta perforate secondo il codice, no? Il codice Morse, e poi di inviare queste bande perforate a un dispositivo di lettura automatica molto rapida. Quindi i segnali si susseguivano con maggior velocità di quanto non fosse stato se noi li avessimo trasmessi singolarmente a mano. Il ricevitore di questo apparato, che si chiama Weston dall'inventore, è stato molto in uso anche questo sui telegrafi, soprattutto per le comunicazioni rapide giornalistiche, la comunicazione diremo dei rapporti parlamentari, erano installati anche nelle prefetture. Precedenti tipo Morse o Weston, il telegramma ricevuto doveva essere tradotto in scrittura normale. Ci fu però un altro inventore, Hughes, americano, che ideò il primo telegrafo stampante in caratteri da stampa, che è questo. Come fosse stata una macchina dattilografica, una tastiera che richiamava molto il pianoforte portava i segni tipici dei caratteri alfanumerici, premendo i quali si poneva in funzione il dispositivo, il quale
messo in sincronismo con un altro simile della stazione corrispondente, permetteva la stampa diretta sulla striscia di carta delle cifre e dei numeri inviati. Evidentemente è un telegrafo un po' più lento di quanto non fosse, abbiamo visto anche questo, però aveva il vantaggio che dava già direttamente scritta il contenuto del messaggio. Quello che vediamo sopra è un grande commutatore svizzero del tipo di quelli che abbiamo avuto in precedenza. Questo era dei grandi uffici dove arrivavano tante linee telegrafiche, dove c'erano tanti posti di lavoro e poteva, serviva a smistare le linee verso i vari tipi di operatori. Aspetta, sì. Stare con il libro. Dovremmo anche accennare alle macchine telescriventi aritmiche e a quelle invece tipo L, di cui un esemplare è questo, che è di tipo militare. E le telescriventi aritmiche, pur basate su un principio diverso dal telegrafo Hughes, erano però delle macchine che presentavano anche loro le stesse caratteristiche, avevano la tastiera dattilografica, proprio simile a quella delle macchine per scrivere, e permettevano di realizzare, diremo, la stampa dei segnali ricevuti sotto forma già stampata su una striscia di carta o su addirittura un foglio di carta come la macchina per scrivere. Questa invece che vediamo qua è una telescrivente L basata su un principio diverso, vale a dire è una macchina che si adatta più che altro alla trasmissione telegrafica via radio, perché era abbastanza indenne dai disturbi atmosferici che potevano esserci in radiotelegrafia. Premendo un tasto relativo a una lettera o una cifra, venivano inviati dei segnali letti su un rullo costituito da contatti e parti isolanti che passavano sotto una spazzola e che riproducevano nel loro essere la figura grafica del segnale trasmesso. Era quasi una trasmissione delle immagini. Il ricevitore, che è alla parte sinistra, registrava sul nastro di carta, diremo, dei punti inchiostrati attuati mediante una spirallina che girava e veniva inchiostrata. Quando la carta gli veniva premuta contro, su di essa appariva un segnale che corrispondeva a quello che era stato letto in base alla pressione del tasto corrispondente. In poche parole, era come una specie di trasmissione delle immagini e dei caratteri. E, appunto, se arrivava, siccome era collegata anche via radio, arrivava un disturbo che con una macchina aritmica avrebbe addirittura cambiato il carattere, in questo caso, in questa macchina, il disturbo lo si vedeva come una semplice, diremmo, macchiolina, ma il carattere base rimaneva sempre pur visibile. È stato molto usato nella guerra degli anni 40 dai tedeschi. Un telegrafo di cui ci eravamo dimenticati passando in rassegna i precedenti era questo, che si chiama telegrafo a mostra, quadrante, che dir si voglia, passo a passo, vale a dire. È stato, questo telegrafo è stato inventato intorno al 1840 da Breguet, un francese.
girando questa maniglia venivano inviati degli impulsi elettrici che facevano girare passo a passo un indice su un quadrante. Un altro modello è quello successivo. Ecco, questo appunto una parte trasmittente sempre di questo tipo di telegrafi costituito da questa manopola che girando a scatto sulle varie incavature, dentature che ci sono qui, a ogni passaggio invia un impulso, è più visibile che non questa precedente. E questo qui è un telegrafo che ha avuto però breve vita perché bisognava, era molto lento nella trasmissione e alla ricezione bisognava leggere dove si fermava via via l'indice e riportare su un foglio di carta le lettere che componevano le parole. Sul principio di questo telegrafo sono però legati gli orologi elettrici. Andiamo di là. Un sistema per distribuire l'ora esatta è quello dell'ora elettrica. Anche l'ora elettrica come principio è data da un dispositivo studiato da Bain intorno al 1840. Da un orologio madre partivano degli impulsi che potevano far comandare degli orologi elettrici derivati, semplicissimi, che assomigliano molto al telegrafo Breguet che abbiamo visto prima. Poi ci sono gli orologi elettrici veri e propri, nei quali il movimento, come questo, che è un orologio Boule, però questo ha un'origine di circa 80 anni dopo. Questo orologio, come dico, non ha un pendolo e non ha un sistema di carica tradizionale, perché è il pendolo stesso che oscilla in virtù dal fatto che ha attaccato una calamita che può essere attratta e respinta da una elettromagnete. L'orologio perciò è continuo, basta applicargli una pila e va sempre. Il pendolo, questo, si regola per il tempo spostando questa sfera, questo peso, che fa variare il periodo. Precisissimo, con un minimo consumo di energia va sempre. Questo è un orologio fine a se stesso, però potrebbe servire per comandare come orologio madre i telegrafi, gli orologi disposti in varie parti adesso collegate. Passiamo adesso alla telefonia. La telefonia ha un'origine italiana, no? Si dice che Merucci sia l'inventore del telefono, è però più pratico pensare che sia stato Bell quello che l'ha resa effettivamente utilizzabile. E l'invenzione del telefono è data 1876, perciò l'anno in cui Bell presentò per la prima volta il suo dispositivo. E questo è un apparecchio telefonico di fine del secolo scorso. Davanti, con l'imbuto dove si parla, il microfono, i due ricevitori, che sono poi il classico telefono, che si avvicinano alle orecchie dell'utente. Il telefono in sostanza da che cosa è costituito? È costituito nell'interno di ciascuno di questi ricevitori, è costituito da due bobinette di filo elettrico che sono avvolte sopra dei rocchettini disposti su una calamita. La membrana contro cui si parla è una membrana di ferro dolce. Questa, diremo, in base alle variazioni di pressione acustica dovute alla voce, si avvicina e si allontana dalle bobinette stesse facendo variare il segnale elettrico generato. Quindi il telefono è, oltre che un ricevitore, anche un trasmettitore. I primi telefoni infatti non avevano la pila. Ecco, questa come si vede all'interno, le due bobinette su un corpo calamitato, su un nucleo calamitato. E questa è la membrana di ferro che gli viene posta davanti e che in base, quando si parla, alle pressioni della voce,
determina le variazioni di corrente. Viceversa, il sesso opposto, quando esso riceve delle variazioni di corrente trasmesse da lontano, fa vibrare la lamina in consonanza ai segnali elettrici stessi e riproduce la voce. Però qualche anno dopo l'invenzione del telefono, per parlare e poter avere un segnale elettrico abbastanza forte da giungere lontano, fu introdotto il microfono. Il microfono è una scatoletta che contiene della polvere di carbone che viene, diremo, compressa o meno da una lamina contro cui si parla. Il microfono è inserito a una pila e quindi la corrente della pila varia con la pressione della voce e trasmette sulla linea un segnale elettrico più forte, più intenso. E così è cominciata a nascere una telefonia, anche quella interurbana, a una certa distanza, perché il segnale generato dal semplice telefono usato per ricevere e per trasmettere non poteva andare più in là di tanto, perché i segnali elettrici deboli si disperdevano lungo il percorso. Come abbiamo detto, il telefono è stato ideato nel 1876, ma nell'arco di 5 anni, è diventato di uso pratico. A Milano, per esempio, la prima centrale telefonica è del 1881. A Milano il telefono è stato realizzato, appunto, l'impianto telefonico dei famosi fratelli Gerosa, che sono poi stati i fondatori di un'omonima azienda che fu assorbita dalla FACE Standard, quell'altra grande azienda italiana che adesso non c'è più, che fabbricava telefoni. L'apparecchio che qui vediamo è un apparecchio molto dei primi del secolo, questo è di produzione francese. Questo è il microtelefono, vale a dire microfono e ricevitore telefonico sono accoppiati all'unico braccio, e così. La chiamata in questi telefoni corrispondenti avveniva girando questa maniglietta. Questa maniglietta metteva in moto una piccola dinamo come quelle che abbiamo visto parlando delle macchine magnetoelettriche, che faceva trillare la suoneria del corrispondente, oppure dava una segnalazione al centralino telefonico. Il centralino telefonico è stato anch'esso realizzato già ai primi degli anni 1880 per permettere a molti utenti di poter corrispondere tra di loro. Al centralino veniva detto un centralinista o una centralinista che, ricevendo la chiamata del chiamante, la trasferiva al chiamato. E quando era finita la conversazione, con un colpo di maniglia si faceva funzionare un altro segnalino di fine conversazione. Il collegamento che effettuava la telefonista era realizzato da un cordone con due spine, una introdotta in una presa a cui faceva capo il chiamante, l'altro quella a cui faceva capo il chiamato. La batteria però necessaria per l'alimentazione dei microfoni con questi tipi di telefoni si trovava nella casa degli utenti, il che era molto scomodo da parte dell'azienda telefonica, perché doveva via via controllare e sostituire le batterie degli utenti. Le batterie di pile telefoniche erano pressappoco di questo tipo. Ecco, queste sono due pile telefoniche. Ce n'erano poi delle altre con liquido, come quelle che abbiamo visto in precedenza. L'invenzione dopo che è avvenuta è stata del telefono a batteria centrale, ossia un'unica batteria di pile, di accumulatori, serviva per alimentare i microfoni di tutti gli apparecchi telefonici della rete telefonica. E dopo adesso qui vedremo alcuni vari modelli di questi telefoni. Questo è un classico ancora tipo di telefono a batteria locale con chiamata generatore. Il generatore qui dentro veniva attuato in questa maniera. La suoneria suonava anche questa per far vedere che il segnale era partito e richiamava o il centralino o il corrispondente facendo trillare la sua di telefonia. Questo tipo di telefono di produzione svedese è stato in uso fino agli anni 30, quando poi si è diffusa
la telefonia a commutazione automatica. Ossia i centralini non sono più stati del tipo manuale, è stato abolito l'uso del telefonista o della telefonista, ma in loro invece è stato messo un automatismo che permetteva di fare automaticamente il numero del chiamato. La telefonia automatica nasce però a fine dell'Ottocento. L'inventore è un certo Strauber, americano, che ha realizzato per primo il cosiddetto selettore. Il selettore telefonico è un dispositivo che, ricevendo degli impulsi, posiziona delle laminette di contatto sopra, diremo, i capi dove giunge la linea del chiamato. Allora, in questo caso è vero, qui c'è il solito microtelefono, microfono qua, telefono qua, normalmente lo si chiama cornetta, così. E questi, diciamo, apparecchi, poi c'è francesi, c'era anche, in caso mai ci si trovasse in un locale rumoroso, un contro ricevitore appoggiato nella torre. Allora, il numero veniva effettuato mettendo, diremo, l'indice della mano dentro nei fori che portavano le cifre e veniva combinato il numero telefonico. Questo tipo di telefono è andato in voga con il disco combinatore fino a che non sono sopraggiunti più di recente, ossia negli anni 70, i telefoni con la tastierina. Di telefoni ce ne sono migliaia di modelli in giro. Per uso militare, oltre al telegrafo che abbiamo visto prima parlando dei telegrafi, che costituiva la cosiddetta cassettina telegrafica, genio trasmissioni, venne utilizzato anche il telefono. Il telefono cominciò a entrare in uso nell'esercito alla fine del secolo scorso, 1897-98. Però durante la guerra mondiale, 15-18, ebbe larga diffusione un tipo di apparecchio telefonico campale come questo. Questo è un modello realizzato ai primi anni della City. La City, quella famosa dei radioricevitori anche più tardi, è costituito da una cornetta in cui ricevitore telefonico e microfono fanno parte di un unico blocco. E l'impugnatura funge anche da trombetta in cui si parla dentro. Ovviamente la chiamata è fatta anche in questo caso al generatore, girando la maniglietta. Ops, che scossa! Ops, che scossa! È bella. Ancora, dopo 80 anni e passa, dà ancora una buona corrente. Un tema delle telecomunicazioni è quello della trasmissione delle immagini, delle scritti, prima di tutto, e delle segni. La trasmissione delle immagini, ossia il facsimile, nasce in via pratica nel 1861 ad opera dell'abate Caselli. Questo inventore realizzò per primo il mezzo per poter trasmettere scritti e disegni. E come avveniva la trasmissione che lui ideò? Diremo, attuando lo scritto con dell'inchiostro isolante sopra una lastrina metallica, un foglio di carta stagnola, e ricevendo l'immagine sopra un foglio di carta imbevuto di un acido, il quale a passaggio della corrente abbruniva la carta. Ma come avveniva la trasmissione? Mediante l'analisi dell'originale e la sintesi lato della ricezione. E dunque, siccome la trasmissione era molto lenta, è vero, ci voleva un certo periodo di minuti per trasmettere una pagina di scritto o di segni. E come avveniva? Esplorando l'originale con una punta di contatto che, laddove trovava l'inchiostro isolante, interrompeva la corrente. Dal lato ricevente, una punta che si spostava sincrona ed isocrona con la prima faceva l'inverso: quando non riceveva corrente dalla linea, veniva inserito un segnale elettrico locale mediante un relè e faceva passare la corrente tra la punta e la carta imbevuta.
Questo acido era ferro cianuro di potassio, piuttosto velenoso. E rimase solo in Francia un impianto di questo genere, intorno al 1864-65. E poi vennero ideati anche altri dispositivi per trasmettere scritti e disegni. Ma in fin dei conti, insomma, ci voleva poi la fototelegrafia, nata ai primi di questo secolo, per merito di Korn. Quando allora fu possibile trasmettere le immagini fotografiche, la cosa divenne più comoda. Però, siccome questa trasmissione prevedeva piuttosto delle applicature complicate, a un certo momento fu pensato dalle stazioni radiofoniche, nel 1930 circa, di trasmettere le immagini di attualità mediante un dispositivo che si chiamava beninografo, perché era inventato da Belen, o fotografo, perché quest'altro dispositivo molto simile era stato realizzato in Inghilterra da Fulton. Qui cos'è? Allora, la trasmittente analizza o la fotografia o l'immagine da trasmettere, ma la sua ricezione è elettrochimica. Su questo cilindro che ruota, che cosa c'è? Viene messa una striscia di carta imbevuta di ferrocianuro di potassio, e quando il segnale è ricevuto viene fatta traccia, perché al passaggio della corrente la carta si scolisce più o meno. E qui sopra scorre questa punta, quasi come fosse un fonografo di Edison. Ecco, ma viceversa sarebbe la trasmissione delle immagini. Poi dopo, col tempo, è venuto il fax, ma ci troviamo ai tempi moderni. Un altro tema molto importante è quello dell'illuminazione elettrica, che però è stata preceduta da altri mezzi di illuminazione già dall'antichità. La fiamma di combustione di un olio o di un grasso è la forma più primitiva. Infatti vediamo i lumini e le lanternine all'epoca anche dei romani, anche delle civiltà prima, che mettevano un tessuto dentro in un recipiente che conteneva olio e si beveva dell'olio, l'olio bruciava e faceva luce. Successivamente vennero inventate le candele, il lucino all'interno era circondato da una massa grassa che era cera, era della cera, insomma della paraffina. Vennero poi utilizzate lampade a gas. Il gas illuminante è nato all'inizio del 1800 e prima ancora di servire per i fornelli serviva per l'illuminazione. E poi le lucerne, quando è venuto il petrolio, col petrolio si bagnava e si imbeveva un lucignolo che prendeva fuoco e faceva della lampada la luce. Di lanterne ce ne sono di tutti i tipi, anche quelle che qui adesso non ci sono, per esempio a gas prodotto dal carburo di calcio, gas acetilene, che fu molto usato per parecchi anni anche per l'illuminazione degli autoveicoli prima che ci fosse l'illuminazione elettrica. Poi finalmente nasce il principio dell'illuminazione elettrica. Viene scoperto da Davy, che era un fisico francese, che facendo scoccare una scintilla tra due carboni distorta collegati a una batteria di pile, tra questi si formava una scintilla continua, un arco, e per anni si andò avanti con le lampade ad arco. Questo è un modello di lampada ad arco. I due carboncini prima si uniscono, poi via via si distaccano lentamente, tra di loro nasce questa luce permanente. Il fatto però che i carboni si consumano ha portato a studiare delle lampade nelle quali uno o i due carboni si muovevano in modo da presentare sempre la medesima distanza dopo e poter mantenere l'arco per parecchio tempo, finché i carboni erano tutti consunti. Ma la vera illuminazione elettrica nasce per merito di Edison, che ha realizzato per primo la lampadina di incandescenza. La lampadina è una lampadina. No, c'è ancora l'acqua, c'è quello sporco, quella lampada lì, quella là. Non ce la fa a prenderla. Meglio così, o no? La lampadina incandescenza, la lampadina incandescenza che vediamo qui accesa è un tipo di quella realizzata da Edison. Il filamento è costituito da fibre di bambù carbonizzato, ma la luce elettrica incandescenza diviene pratica quando al posto del filo di bambù carbonizzato si usa un filo metallico.
In Italia è stato corrotto a inventare per primo la lampadina di incandescenza con filo di platino. Abbiamo poi a platino abbiamo sostituito un altro corpo che diventa incandescente, vale a dire, e qui non si vede, si vede il filo? Non si vede? Non vede il filo. Ah, male. Insomma, la lampada incandescenza, anziché avere il filo di carbone, in questo caso c'è la di wolframio o tungsteno. Ne esistono di vari tipi poi di lampade di questo tipo. A parte poi che in tempi recenti, più recenti, si è sostituita la lampada a scarica, tipo neon, oppure la lampada fluorescente. Sì. Lampade che sono derivate un po' dai tubi che abbiamo visto in precedenza, i tubi a scarica del gas. Si può accendere questo, evidentemente. Oh, no. C'è la calamita, cosa succede? La calamita di idroto? Posto. E prima vediamo una serie di lampadine di vario tipo, ci sono anche lampadine a scarica, diremo ad incandescenza, ma con atmosfera gasosa, ad esempio vapori di mercurio, al sodio, e qui la lampadina di incandescenza di vario modello, antiche e meno antiche. L'illuminazione ha poi determinato anche la realizzazione di appositi componenti per gli impianti elettrici domestici di illuminazione. In questa vetrina qui sotto, oltre alla lampadina anche, e altri aggeggi che sfruttano l'elettricità, abbiamo una serie di interruttori, di valvole, di prese, di attacchi, perché l'impianto elettrico in sostanza veniva realizzato, diremo, con conduttori disposti lungo le pareti della stanza, il centro solitamente il corpo illuminante, necessitava però del portalampada per accendere e spegnere dell'interruttore. I primi interruttori erano piuttosto macchinosi e grossi, anche a leva. Poi dopo si è passati a interruttori come quello a chiavetta e così, oppure a peretta. E poi prese di corrente, le spine da attaccare in fondo ai cavi, se per una lampada o un elettrodomestico. Insomma, materiale elettrico molto vario, che però qui non è tutto rappresentato. Ci sono poi dei motorini elettrici molto piccoli, motori di giocattolo. Tutto un tema dopo quello dei motori che appartiene a un'altra categoria, diremo, di un'altra tematica delle applicazioni elettriche. Motorini che servono quasi per giocattolo, insomma. Come abbiamo detto, il motore elettrico deriva dalla dinamo come principio. Poi ci sono i motorini di induzione che derivano da un'altra invenzione di un italiano, Galileo Ferraris, che nel 1883 ha scoperto il campo magnetico rotante, quindi ha realizzato motori adatti per le correnti alternate, perché noi appunto qui dovremmo venire a parlare di un argomento molto ampio che è la produzione industriale dell'energia e i vari tipi di corrente. La corrente continua che si usava nei primi impianti di distribuzione come a Milano, ha avuto vita difficile, breve vorrei dire, più che difficile, perché la corrente continua è difficile trasportarla a lunga distanza, perché quanto più è, diremo, l'assorbimento dell'utenza, tanto più grossi dovrebbero essere i conduttori che la portano dalla sorgente nelle varie case. Allora ecco che è venuto di fuori, è stato scoperto l'alternatore da Ferranti, inglese. Ferranti con l'alternatore ha permesso di generare la corrente ad alta tensione, trasmetterla a lunga distanza con debole corrente, perciò con conduttori più
e poi nelle città avere stazioni di ricezione, di trasformazione per commutare questa alta tensione in tensione più bassa sino a portarla a livello da distribuire nelle case. Inizialmente la tensione standard esageriamo sui 110, 127, 160 volt e poi 220, che è diventato lo standard mondiale. 220 volt è il valore della tensione distribuita dalle reti elettriche per l'illuminazione e per l'uso domestico. Tenuti tutti i componenti e i vari momenti di costruzione di una lampada elettrica ad incandescenza. Sulla prima fila, nella prima fila in alto, ci sono i materiali che portano alla realizzazione del filamento stesso. Nella seconda fila vediamo la realizzazione del peduncolo di vetro e dei supportini che tengono il filamento stesso. Tutto poi dovrà essere infilato nel bullo di vetro. Nella terza fila vediamo il bulbo di vetro preparato in precedenza, nella quale viene introdotto tutto il complesso preparato in antecedenza. Poi la lampada viene chiusa e con la fiamma, si intende, il vetro, e da un peduncolo, che poi verrà chiuso anch'esso, viene aspirata l'aria per farne il vuoto, per ottenere alla fine la lampadina finita a cui viene applicato la virola da avvitare al supporto o portalampada. E per finire, ecco una magnifica targa delle Poste Telegrafi Italiane. E ormai la parola telegrafi è una parola obsoleta che si ricorderà. Le poste già all'inizio si erano subito unite alla parte telegrafica che in un primo tempo faceva parte del Ministero degli Interni. Poi dopo ha fatto tutt'uno con il Ministero delle Poste. Oggi, come sappiamo, appunto, le poste sono solo poste che trasmettono l'oggetto postale. I telegrafi, ormai poi borse non esistono neanche più. Dal fine gennaio del 99 di quest'anno, il telegrafo Morse è scomparso anche nell'uso radiotelegrafico. Anche le navi hanno sostituito al sistema di trasmissione Morse con caratteristici segnali di soccorso, SOS, tre punti, tre linee, tre punti, hanno sostituito altri mezzi satellitari a cui convergono tutti i natanti. E ormai il tempo passa, il mondo cambia.